Salve a tutti, benvenuti al webinar di descrizione e analisi di fratture su carote di pozzo. Immaginiamo ora che ognuno di voi sia stato assunto da un'azienda di consulenza dell'oil and gas e il vostro primo lavoro sarà quello di descrivere delle carote di pozzo. E lunedì dovete partire per Abu Dhabi per fare una missione di 2 settimane in cantiere, con l'obiettivo di descrivere 900 metri di carote con un vostro collega. Il tipo di giacimento, quindi il contesto, siamo in un contesto di giacimento carbonatico. Abbiamo questo corso di circa un'ora per imparare le basi per poter affrontare una sessione di descrizione di carote. Vi sembrerà qualcosa di insomma fantasioso, ma in realtà non lo è. Esattamente quello che è successo a me nel 2013 quando fui assunto dall'azienda Basic Front Lab. Neanche il tempo di arrivare, 2 giorni dopo mi inviarono ad Abu Dhabi per una missione per fare esattamente questo tipo di analisi. Io non ne sapevo praticamente nulla, per cui mi fecero un corso avanzato che praticamente vi ripropongo a voi qui. Oggi di che cosa parleremo? Parleremo prima di tutto del contesto, cioè perché le aziende dell'oil and gas assumono geologi capaci di fare delle descrizioni della fratturazione su carota di pozzo. Poi vedremo che cosa sono queste carote, come vengono, insomma, prese, come si mostrano, quindi dal punto di vista anche logistico andremo a vedere certe cose. Che cos'è una core house, cioè il lavoro che si svolge in questo cantiere, com'è, quindi voglio anche mostrarvi di cosa si tratta praticamente. Chiaramente vedremo gli obiettivi, quali sono gli obiettivi di una descrizione di carota e poi entreremo nel vivo dal punto di vista tecnico, andremo a vedere i tipi di fratture, quindi tettoniche, diagenetiche, legate alle stiloliti e quelle indotte. Quindi questi i quattro tipi, quattro grossi gruppi, e vedremo quali sono le caratteristiche di ognuno per l'identificazione di queste fratture. Poi andremo a vedere le statistiche, cioè quali sono le statistiche, le analisi statistiche che si fanno, e vi mostro anche uno dei software ultimi innovativi per fare descrizione e analisi della fratturazione su carote di pozzo. Possiamo partire. Benissimo, perché studiamo le fratture naturali? Beh, perché i reservoir di idrocarburi possono essere fratturati e la fratturazione può incrementare la permeabilità. Quindi, nel momento in cui la permeabilità incrementa, cosa può succedere? Che ovviamente la produzione di idrocarburi può aumentare, quindi può essere un fattore molto positivo. E quindi noi abbiamo bisogno di sapere dove sono queste fratture per intersecarle. Però c'è anche un secondo motivo per il quale noi dobbiamo sapere dove sono le fratture. Durante la produzione di idrocarburi, la permeabilità data dalla fratturazione può anche incrementare la produzione di acqua. La produzione di acqua per un pozzo è un qualcosa di estremamente negativo perché nel momento in cui arriva acqua, il pozzo deve chiudere o in maniera permanente o per un periodo, quindi un qualcosa di molto negativo. Però anche in questo caso abbiamo bisogno di sapere dove sono le fratture per evitare di intercettarle. In ogni caso, noi abbiamo bisogno di sapere dove sono, ok? Quindi è estremamente importante. In generale, come studiamo la fratturazione naturale in un reservoir? Numero uno, con le carote, ok? Quindi ne parleremo ampiamente quest'oggi. Però ci sono anche altre fonti di informazioni, come per esempio i borehole images, praticamente le immagini di pozzo. Relativamente a questo tema, ci sarà un webinar apposito, che sarà il prossimo, quindi vi invito tutti a partecipare. E poi ovviamente in affioramento. Oggi parleremo delle carote e il giorno 14 novembre, che è un mercoledì, parleremo delle immagini di pozzo, quindi come si descrivono, come si interpretano le immagini di pozzo, quindi la fratturazione sulle immagini di pozzo. Che cos'è una carota? Beh, la carota è praticamente un campione che viene estratto dal pozzo
ha una forma generalmente cilindrica, ok? Oppure sezionata, quindi una parte del cilindro. Le carote vengono prese da specifici intervalli, perché costa tantissimo fare dei carotaggi. Per cui chiaramente nel momento in cui si identificano gli intervalli chiave, è lì che si va ad intervenire con il carotaggio. Quindi solitamente le carote presenti in un pozzo sono sempre quelle relative agli intervalli reservoir chiave. Solitamente le carote poi vengono suddivise in campioni di 1 metro, come potete vedere qui in questa immagine, ci sono in queste box di legno campioni di 1 metro, ok? Solitamente sono o metri o feet, quindi per piedi. Generalmente ogni campione ha un diametro di circa 10 cm. Ci sono anche dei campioni, insomma delle carote inferiori o leggermente maggiori, se non erro 12-14 cm. Comunque il range è tra 6, 8, 14 cm. Nella maggior parte dei casi troverete delle carote di 10 cm di diametro, come vedete in questa immagine. La core house, questi cantieri enormi, praticamente di cosa si tratta? Si tratta di enormi capannoni dove sono stoccate tutte le carote di differenti pozzi. Come potete vedere in questa immagine, siamo praticamente tipo in un hangar, ecco, dove ci sono degli enormi scaffali dove sono organizzate per pozzi e per profondità tutte le carote di una data azienda, ok? E come potete vedere qui sono disposte in scatoloni, scatole di legno, ok? Quindi quando noi andiamo a fare una sessione di descrizione di carote, ci troveremo la maggior parte dei casi in un contesto del genere. Chiaramente ci sono degli studi, dei laboratori con dei enormi tavoloni lunghissimi dove poter disporre tutti questi metri e quindi poi cominciare la descrizione di carote. Come ho detto, le carote sono posizionate in box di legno di 1 metro, come potete vedere qui. Qui abbiamo 4 metri. E come potete vedere qui in alto, c'è l'azienda stessa che fa il carotaggio, poi le dispone e le numera secondo la profondità. Qui per esempio c'è la profondità, siamo in una profondità di 2824 metri, quindi da qui 2224 scendiamo in profondità. Ritorniamo qui, 2825 e così via. Come facciamo noi questa descrizione? Beh, il concetto chiave è nella discretizzazione degli intervalli, cioè suddividiamo tutto l'intervallo carotato che sarà di tot metri, 50 metri, 60 metri, ok, per esempio, questo intero intervallo lo dividiamo in subintervalli di 2, 3 o 4 intervalli per metro, quindi vuol dire se per esempio c'è una suddivisione di 2 per ogni metro, avremo una situazione come questa illustrata nell'immagine, ogni intervallo sarà di 50 cm. Se faremo per esempio una suddivisione di ogni metro per 4, ogni intervallo chiaramente sarà di 25 cm. La suddivisione dipende praticamente dal dettaglio di descrizione che vogliamo avere. In questo caso, per esempio, non abbiamo bisogno di un grosso dettaglio, abbiamo suddiviso gli intervalli per 50 cm ognuno, ok? Quindi la descrizione poi verrà fatta, cioè tutte le fratture e tutti gli elementi strutturali verranno descritti per ogni singolo intervallo. Quindi per esempio prenderò l'intervallo 2824, farò la mia descrizione e andrò a mettere tutte le misure in un apposito spreadsheet che ora vi faccio vedere. Vedete, prendiamo le misure di ogni elemento e le mettiamo in uno spreadsheet del genere, quindi in un foglio A3. In realtà fino a qualche anno fa si usava ancora la carta, anche in BASIC. Poi fortunatamente abbiamo sviluppato un software, un'app Android con cui si possono prendere tutti i dati, quindi il data collecting si fa direttamente su un dispositivo digitale, fortunatamente, ma prima
facevamo tutto su carta, quindi qui potete vedere, per esempio, sull'asse verticale c'è la profondità, quindi 3255, eccetera, eccetera, suddivisione per 50 centimetri, vedete intervalli di 50 centimetri, per ogni intervallo abbiamo una serie di colonne che corrispondono a una serie di elementi strutturali che vedremo in dettaglio. Questo è solamente uno zoom, ma in realtà questo foglio A3 è ben più grande. Come potete vedere, ci sono tantissime informazioni che solitamente appunto vengono misurate. Questo è uno zoom, quindi questo in giallo è esattamente quello che c'è scritto qui, però è più zoomato, si vede meglio. Quindi ci sono delle informazioni di carattere generale, come la numerazione della carota che numeriamo. Il numero dello scatolo, perché ogni scatolo è numerato, e così via. Disking, quindi ora ne parleremo ampiamente, stilo liti e tutte le misure relative alle fratture. Ok, vedremo in dettaglio tutto. Per ora posso cominciarvi a dire, per esempio, che per ogni tipo di frattura, per esempio diagenetica o tettonica, misureremo una serie di attributi, che sono per esempio la larghezza, quindi lo spessore, l'inclinazione relativa all'asse della carota, se questa frattura è aperta, quindi uncemented, se è parzialmente cementata o se è cementata. Ok? Vedremo questo in dettaglio tra un po'. Dunque, gli obiettivi di una descrizione di carota sono essenzialmente due. Il primo obiettivo è quello di identificare i principali tipi di fratture che possono impattare le performance di un reservoir, cioè di quanto un reservoir può produrre. Ok? Ci sono quattro gruppi di fratture. Il primo è diagenetico, il secondo tipo di fratture sono delle fratture legate alle stiloliti, terzo gruppo tettoniche, importantissime, e vedremo perché, e poi le fratture indotte, cioè artificiali. Infatti, durante il carotaggio, durante la presa della carota, quindi che deve risalire fin su in superficie, ma anche per rimaneggiamento, insomma, in cantiere, si possono creare delle fratture e noi ovviamente dovremo essere capaci di distinguere le fratture naturali dalle fratture indotte, altrimenti correremo il rischio, chiaramente di sporcare le nostre analisi, chiaramente. Vedremo questi quattro gruppi in dettaglio uno ad uno. E poi il secondo obiettivo, nel momento in cui abbiamo identificato le fratture, dovremo caratterizzarle, cioè dare degli attributi ad ogni frattura, per esempio la morfologia, l'orientazione, l'intensità, l'apertura. E altre caratteristiche, queste sono le principali, per ogni frattura. Quindi ogni frattura, dopo essere stata identificata, dobbiamo caratterizzarla, ok? Cioè dare degli attributi, dire se questa frattura è cementata, che tipo di apertura c'ha, se c'è dell'olio dentro, eccetera, eccetera. Prima di cominciare la sessione di descrizione vera e propria, quindi di misura, dobbiamo definire la qualità delle carote. Questo è un aspetto molto importante. Che significa definire, valutare la qualità delle carote? Significa che le carote non sono sempre intatte, cioè non sono sempre come per esempio in questo caso a destra, il caso 4, cioè di good quality. Come potete vedere, la nostra carota è totalmente intatta, perfetta. Non c'è praticamente nessun missing part, nessuna porzione che è mancante, ma non è sempre così. Infatti, se andiamo per esempio nel caso di qualità 2, qualità 1, le carote possono essere totalmente distrutte. Ok, dipende dal grado di competenza della roccia, se sono delle, per esempio dei carbonati argillosi, chiaramente tenderanno a sfaldarsi, ok? Quindi quando saliranno in superficie troveremo tipo questo, un caso del genere, ok? E addirittura troveremo delle parti mancanti perché possono essere andate perse nel pozzo stesso oppure rimaneggiate in cantiere, insomma, quante volte si trovano dei pezzi sparsi. Questo è una cosa piuttosto comune, ok? Quindi noi
Prima di cominciare la task, l'attività di misurazione delle fratture, facciamo praticamente un'analisi praticamente qualitativa della qualità delle carote, scusate il gioco di parole. E quindi praticamente per ogni intervallo di 50 centimetri diremo se la qualità è di tipo 4, quindi buona, tipo 3 intermedio, 2 e 1, ok? È abbastanza qualitativo effettivamente. Con un po' di esperienza, insomma, si riesce a calibrare piuttosto bene una classe piuttosto che un'altra. Però generalmente, insomma, queste quattro immagini sono ben rappresentative delle quattro classi. Ok? Definire la qualità perché la qualità può impattare sull'osservazione, sulla mia osservazione. Cioè, che voglio dire? Voglio dire che se io identifico, per esempio, 10 fratture in un intervallo con qualità bad di classe 1, è chiaramente questa mia osservazione sarà affetta da incertezza. Incertezza perché la qualità della carota è veramente pessima, ok? Ci sarà una situazione diversa se in un intervallo di qualità 4 identificherò 10 fratture. Quelle fratture saranno sicuramente non affette da incertezza. Perché? Perché il dato, la carota, è lì. È ben presente in tutto l'intervallo ed è intatta, quindi la mia osservazione sarà sicuramente più certa. Passiamo ai tipi di fratture. Il primo gruppo è il gruppo di fratture diagenetiche. Dunque, fratture diagenetiche, quali sono gli elementi che contraddistinguono le fratture diagenetiche? Prima di tutto, ovviamente, l'origine. Beh, come potete immaginare, appunto, si tratta di fratture che si formano durante una fase diagenetica, quindi quando i sedimenti sono ancora non del tutto compattati e coesi, ok? Quindi quando c'è una grossa quantità di fluidi all'interno dei sedimenti. E elemento numero due, la morfologia. La morfologia di una frattura diagenetica non è praticamente quasi mai del tutto rettilinea, cosa che caratteristica appartenente al gruppo delle fratture tettoniche che vedremo tra poco. In questo esempio, per esempio, potete vedere che questa frattura diagenetica è dentellata e ha un andamento curvo e ha delle dimensioni piuttosto ridotte. Solitamente le fratture diagenetiche hanno delle dimensioni da centimetriche a decametriche, qualche decimetro, e nella maggior parte dei casi sono cementate, cioè sono piene di minerali. Perché sono piene? Perché sono quasi sempre cementate? Come vi ho detto, i sedimenti che sono ancora non del tutto coesi, insomma, quindi in una fase diagenetica, i sedimenti sono pieni di fluidi, ok? Fluidi solitamente in sovrappressione. Tante volte che cosa succede? Succede che questi fluidi vengono per le forti pressioni iniettati nei sedimenti creando delle fratture. Nel momento in cui questi fluidi che sono sovrassaturi in carbonato di calcio rompono i sedimenti, creano queste vene praticamente, queste fratture, e nel momento in cui si fanno strada in queste fratture, chiaramente la pressione si abbassa e tendono a far precipitare il carbonato di calcio e quindi si forma ovviamente del cemento. Quindi praticamente è come se nel momento in cui trac, queste fratture si formano, si cementano in maniera praticamente istantanea, ok? Per questo motivo principale le fratture diagenetiche sono la maggior parte delle volte cementate. Andiamo a vedere dei casi, degli esempi, ok? Per darvi un'idea concreta. Queste per esempio sono due fratture diagenetiche, piuttosto, vedete, curviline, ok? Sono cementate, hanno una dimensione piuttosto ridotta, se immaginate che questo il diametro della nostra carota è 10 centimetri, questa frattura avrà circa sì, 13-14 centimetri. Ok, in realtà qua ce ne sono due, una è questa
un'altra è quest'altra qui. Noi in questo intervallo prenderemo le misure di due fratture diagenetiche, quindi andremo a misurare la lunghezza, l'inclinazione media, lo spessore, eccetera, eccetera. Qui in quest'altro esempio sulla destra c'è tutta una serie di fratture diagenetiche, qui per esempio comincia in basso, in realtà poi continua qui e probabilmente continuerà qui, ok? Qua ce ne sono altre. Come vedete hanno sempre un andamento piuttosto, insomma, dentellato oppure ondulato, ok? Non sono mai dritte perfettamente come vedremo quelle tettoniche. Come è illustrato qui, no impact on fluid flow. Significa che le fratture diagenetiche, soprattutto quelle cementate, cioè la maggior parte dei casi, come abbiamo detto, non hanno un impatto sulla permeabilità del fluid flow. Perché? Perché ovviamente sono cementate, sono piene, non permettono ad alcun liquido di oltrepassare questa frattura. Banale, ma importante da tenere a mente. Quindi in una fase, per esempio, poi di modellizzazione della fratturazione, queste diagenetiche non vengono prese in considerazione. Questi sono altri esempi, vedete queste caratteristiche che ritornano sempre, questa morfologia ondulata, il fatto che siano cementate e il fatto che hanno delle dimensioni. Beh, in questo caso abbiamo una frattura diagenetica di alcuni decimetri, però per esempio questa qua comincia qui, probabilmente terminerà non troppo lontano, ok? E qui altri esempi. Come potete vedere, le fratture diagenetiche possiamo ritrovarle sia in limestone, quindi in carbonati, sia in tight sandstone, quindi in arenarie compatte. Anche in questo caso non c'è nessun impatto sul fluid flow per quanto riguarda questa tipologia di fratture. Questi sono altri piccoli esempi riportati, piccole fratture diagenetiche, questa è piuttosto rettilinea. Perché? Perché nel momento in cui troviamo una frattura diagenetica piuttosto rettilinea vuol dire semplicemente che il materiale, quindi i sedimenti, avevano raggiunto comunque una coesione piuttosto elevata, ok? In questo specifico esempio possiamo vedere addirittura una piccola cinematica, ok? Questa è una piccola, possiamo definirla, sì, dal punto di vista cinematico, una minuscola faglia normale, vedete, un rigetto normale qui. Perché? Perché proprio nella fase di diagenesi, quando si è venuto a creare questa frattura, c'è stato un piccolo cedimento, probabilmente per l'espulsione di fluidi, e quindi si è mossa, ok? Creando questa particolare, insomma, caratteristica. Questa è proprio una frattura diagenetica tipica, ok? Quindi che vi dà bene l'idea, perciò ve l'ho riportata. Le fratture diagenetiche hanno una lunghezza piuttosto limitata, cementate, anche con uno spessore piuttosto rilevante, quindi hanno praticamente un rapporto lunghezza, spessore molto basso. Poi ci sono i cracks, che non sono altro che delle fratture diagenetiche, per definizione con una lunghezza pari o inferiore a 5 cm. Ok, quindi questi sono degli esempi. In questo caso, per esempio, abbiamo dei cracks piuttosto aperti. I cracks noi li misuriamo, facciamo una misura cumulata per ogni intervallo, quindi se identifichiamo, che ne so, 10 cracks di 3 centimetri, diremo che questo intervallo è caratterizzato da cracks per un totale di 30 centimetri e a volte, insomma, possono contribuire, ma molto raramente, a incrementare la qualità della matrice, cioè praticamente ad aumentare la porosità della roccia dove gli idrocarburi possono ritrovarsi. Quindi per questo motivo negli intervalli in cui ci sono dei cracks dappertutto li misuriamo, ok? Perché magari potrebbero essere implementati nel modello finale. Passiamo poi alle fratture legate alle stiloliti, in inglese stylet related fractures. Prima di tutto dobbiamo avere ben presente di cosa sia una stilolite. Una stilolite è un elemento strutturale
legato a fenomeni di pressure solution, quindi di dissoluzione per pressione. Solitamente le stiloliti hanno una geometria stratiforme, cioè praticamente sono distribuite suborizzontalmente nello spazio. Hanno questa caratteristica forma dentellata, piuttosto evidente, come potete vedere anche qui in questo esempio su carota, vedete? Perché si creano queste forme, questi elementi? Si formano solitamente per il carico delle rocce sovrastanti, quindi lo stress maggiore di un certo intervallo è quello verticale. Nel momento in cui c'è un enorme peso, avvengono dei fenomeni di dissoluzione, soprattutto nei carbonati. Infatti le stiloliti sono molto tipiche di rocce carbonatiche. Perché il carbonato a un certo punto, quando la pressione è così forte, si dissolve e si dissolve, in questo caso, creando queste particolari strutture. A queste stiloliti corrispondono delle fratture. Abbiamo detto che c'è dissoluzione quando si forma una stilolite. Ovviamente, dove c'è dissoluzione, prima o poi ci dovrà essere anche una precipitazione. Quindi precipitazione dove? In degli spazi che si creeranno. E infatti, quando noi applichiamo questo stress verticale, si creano delle fratture praticamente subverticali, okay, legate alle stiloliti, come vedete qui. Queste stylite-related fractures sono chiamate anche tension gashes, okay? Quindi si formano delle fratture, si aprono e vengono quasi sempre riempite dai fluidi provenienti dalla dissoluzione di questa superficie. Okay? Quindi sono due elementi solitamente strettamente collegati. Okay? Quindi in generale le fratture stilolitiche si trovano sempre a partire dalla stilolite, infatti come potete vedere qui questa frattura, vedete? Parte proprio dalla stilolite, sopra non la ritroviamo, parte da qui e va in questo caso verso il basso in maniera subverticale, ok? Quasi sempre. Okay? Difficile, cioè praticamente non troveremo quasi mai una frattura legata a stilolite che parte in questo senso, tipo suborizzontale, ok? Vedete, questa è una stilolite, la classica morfologia dentellata. E qui da questo punto parte una frattura, vedete, che è cementata. Vedete? Molto molto chiaro. Qui stessa cosa, ci sono una serie di stiloliti, qui ce ne sono tantissime, e ne possiamo trovare anche alcune di veramente minuscole che noi chiamiamo microstiloliti, ok? Le microstiloliti hanno un'ampiezza veramente millimetrica, ok? Solitamente noi le definiamo microstiloliti quando vanno al di sotto dei 2 mm di ampiezza. E le microstiloliti le descriviamo però in maniera piuttosto qualitativa, nel senso che in un dato intervallo, se questo intervallo è affetto da microstiloliti, per esempio per la metà, diremo che ci sono delle microstiloliti per il 50%. Ok? Perché non le prendiamo queste misure in maniera quantitativa? Perché ne sono centinaia e quindi ovviamente ci vorrebbe un tempo disumano per misurarle, e poi in realtà non servono praticamente a nulla dal punto di vista di modellizzazione, quindi dal punto di vista pratico. Quindi le descriviamo in maniera qualitativa, che è del tutto sufficiente. Qui altri esempi, come vedete le fratture cominciano proprio dalla stilolite, ok? Qui questa è la stilolite, ce n'è una qua che va verso il basso e una verso l'alto, ok? In realtà poi ce ne sono anche altre, non ben visibili, ma ce ne sono altre. Qui in basso, in questo metro di carota, vediamo una bellissima stilolite, molto chiara, da cui partono due fratture piuttosto lunghe, come potete vedere qui. Penso che si fermi qui. Qua in basso c'è ancora un'altra stilolite e qui ancora un'altra. Ok? Passiamo poi alle fratture tettoniche. Sono in rosso per un motivo molto particolare. Perché? Perché sono quelle fratture che impattano
il fluid flow. Sono loro che generalmente contribuiscono in maniera predominante all'aumento di permeabilità. Vediamo, andiamo a vedere le fratture tettoniche. Quali sono gli elementi, principali per, identificare le fratture tettoniche? Prima di tutto l'origine tettonica, cioè una frattura tettonica, si forma in risposta a una deformazione tettonica, quindi all'applicazione di uno stress. Ma quando? Il quando è importante, perché praticamente ne definisce la morfologia. Quando la roccia è ben coesa, compatta, praticamente litificata, abbiamo una risposta di deformazione rigida, non plastica, creando delle fratture che hanno generalmente, secondo punto, una morfologia lineare e regolare. Come potete vedere qui in questa immagine, questa è la faccia e la superficie, vedete qui, di una frattura tettonica. Ben, vedete, lineare, ha delle dimensioni, terzo punto, delle dimensioni piuttosto grandi. Se prima con le diagenetiche parlavamo di centimetri, solitamente le fratture tettoniche hanno diversi centimetri a metri di grandezza, ok? Poi in realtà nella carota non riusciamo a definire la lunghezza totale della frattura. Nel momento in cui la mia carota cilindrica è intersecata da una frattura, vedrò l'inizio e la fine, ma chissà, potrà continuare per metri e metri. Noi prendiamo la misura che vediamo. Ok, che osserviamo. E poi, come quarto punto, la frattura tettonica può essere effettivamente cementata, ma anche parzialmente cementata e non cementata. Ed è soprattutto quest'ultimo tipo, cioè non cementata, aperta, che è di grande interesse per le aziende petrolifere, perché sono quelle che effettivamente aumentano la permeabilità del reservoir. Andiamo ora a vedere un po' di esempi concreti per capire un po' come si mostrano queste fratture tettoniche. Qui abbiamo tre esempi di una frattura cementata, quindi questa è una frattura tettonica. Come ho detto, sono piuttosto rettilinee, però a volte chiaramente ci possono essere delle ondulazioni, ok? Tipo questa, ok? Questa frattura tettonica è cementata, infatti è piena di cemento. Riusciamo a vedere la fine, più o meno finisce qui, ok, ma non vediamo l'inizio, quindi dovremo andare a vedere il resto della carota se è disponibile per misurare effettivamente l'intera lunghezza. L'inclinazione di circa 90 gradi, vedete? Cioè l'inclinazione noi la prendiamo in funzione dell'asse della carota, ok? Quindi abbiamo la carota che è 90 gradi. Per cui poi da questi 90 andremo a scalare, ok? Quindi una frattura che è orizzontale sarà di 0 gradi, in questo caso sarà di 90 gradi. Questo è un esempio di open joints. Joints, ragazzi, è un sinonimo di frattura tettonica, ok? Quindi parliamo di fratture tettoniche o joints. In questo caso abbiamo proprio la linea di intersezione, che la possiamo vedere bene, questo l'ho disegnato io, ovviamente questo in rosso, l'intersezione tra la frattura e il mio cilindro, ok, di roccia. Qui questa superficie è proprio la mia superficie di frattura. Questa è aperta. Perché diciamo che è aperta? Perché in realtà, vedete, ci sono queste chiazze nere, queste chiazze scure. Sapete cos'è questo? Questo è olio, questo è petrolio. Cioè questa frattura era piena di petrolio, quindi siamo sicuri che era aperta, ok? E poi d'altronde sulla superficie di frattura non vediamo alcun minerale presente. In questo terzo caso, analogamente, riusciamo a vedere tutta la frattura che attraversa il nostro cilindro, ben vedete rettilinea, come in questo caso, l'intersezione di un piano con il mio cilindro, e ovviamente come risultato mi darà questa forma qui. Ok? Anche in questo caso queste fratture sono piene d'olio, vedete, oil staining in open joint. Per cui queste sono delle informazioni estremamente importanti perché queste fratture effettivamente stanno
contribuendo alla permeabilità del reservoir. Le fratture tettoniche, come ho detto, possono avere delle lunghezze piuttosto grandi, diversi metri. In questo caso, per esempio, l'intero metro è affetto da fratturazione tettonica. C'è una frattura che addirittura parte dal top di questo metro e la possiamo effettivamente seguire fino alla fine. Probabilmente continuerà anche giù, quindi sarà diversi metri, ok? Quindi in generale una frattura tettonica ha un rapporto di lunghezza-spessore estremamente alto, a differenza delle fratture diagenetiche che è molto basso. Ok? Questi sono altri esempi di fratture parzialmente cementate. Infatti potete vedere in questo esempio a sinistra ci sono delle parti, per esempio in nero, che sono aperte, non c'è cemento, e alcune parti sono riempite di minerali, quindi parzialmente cementate. Questi esempi sono di fratture tettoniche in carbonati compatti. Nelle carote possiamo trovare anche dei sistemi di fratture tettoniche che vanno a comporre delle damage zone, ok? In questo caso, per esempio, abbiamo tutta una serie di fratture tettoniche, ma addirittura qui, in questo sandstone, in questa arenaria, questo pozzo ha attraversato una breccia di faglia, ok? Quindi, c'è anche, è estremamente affascinante a volte riuscire a trovare delle strutture come questa faglia, in profondità e poterla toccare con mano. Non succede tutti i giorni di poter mettere le mani su una zona di faglia profonda, ovviamente, quindi estremamente anche interessante e affascinante. Nel caso a destra abbiamo un sistema di fratture tettoniche che in realtà non sono ben visibili, ma c'è tutta una serie di fratture parzialmente cementate, in questo caso in carbonati. Questi sono altri esempi di fratture tettoniche con oil staining, cioè con dell'olio dentro, quindi sono tutte joints, tutte fratture tettoniche aperte con dell'olio dentro. Vedete, tutte le superfici sono totalmente nere. Il nero è dato proprio dal petrolio che c'era dentro, ok? In tutti questi casi. Questi ancora altri esempi, questo è addirittura c'è dell'olio che fuoriesce, ok? Fuoriesce dalle fratture, quindi indicazione estremamente importante perché queste fratture stanno contribuendo ad aumentare la permeabilità, ok? Quindi sono fratture in cui circola petrolio e per noi, ai fini poi di modellizzazione, è estremamente importante. In alcuni casi possiamo addirittura trovare degli elementi kinematici che ci fanno capire il movimento di certe di faglie, ok? Come per esempio questo esempio di Slick Insides, ok? Dove riusciamo addirittura a capire, vedete, il movimento della faglia. Questi sono degli esempi che ho collezionato negli ultimi anni di faglie. Ci sono degli esempi magnifici, tipo questo a destra, ok? Come potete vedere. Qui possiamo addirittura vedere tutta la zona brecciata di faglia e possiamo addirittura misurare il core della faglia, quindi lo spessore della faglia. Qui sarà di qualche decimetro. Quando vidi questa carota volevo portarla a casa, ma ovviamente non potevo purtroppo. Parliamo del quarto gruppo, fratture indotte, cioè fratture artificiali. Ebbè, spesso le nostre carote sono affette da fratture che non sono naturali. Cioè non sono diagenetiche, non sono legate alle stilolitiche, non sono tettoniche, ma sono create, per esempio in questo caso il disking è creato dal carotaggio quando si tira sulla carota, ok? Per esempio il disking che è molto frequente, ok? Molto frequente perché, vedete, prima di tutto vediamo di che cosa si tratta. Si tratta di superfici di discontinuità che potrebbero effettivamente sembrare delle fratture, in questo caso suborizzontali, delle fratture naturali, ma non sono naturali, sono delle fratture suborizzontali, ben rettilinee, che spesso affettano gli interi intervalli, quindi troviamo degli interi intervalli con questi dischi praticamente, ok? Con queste fratture suborizzontali. Quindi ritroviamo la nostra carota in questo stato. E la cosa tipica del disking è che ha uno spacing molto regolare. Infatti, vedete qui. Ogni discontinuità è spaziata di un paio di centimetri.
questo spaziamento è piuttosto costante. Bisogna fare attenzione a non descrivere queste come fratture naturali. Mi ricordo una volta quando fui in Messico, andai a vedere i report precedenti di descrizione di fratture su carota. E ricordo che le statistiche portavano una marea di fratture, ok? Una densità di fratture enorme. Dissi, mazza, ci sono veramente tante fratture qui. Andai a vedere e trovai una situazione del genere. Tutti dischi. Ovviamente l'interpretazione precedente era sbagliata perché si erano scambiati per fratture naturali, fratture artificiali. In quello specifico caso non c'era nessuna frattura, cioè non c'erano né fratture tettoniche né fratture diagenetiche, era un reservoir totalmente intatto, ok, non affetto da fratture. Quindi, insomma, il tutto cambiò. Cioè, se prima magari fecero un modello con tante fratture, nel nuovo modello aggiornato le fratture scomparirono perché ci fu questo errore di valutazione. Come si forma il disking? Perché ci sono queste fratture artificiali? Nel momento in cui si tira fuori in superficie la carota, e beh, c'è un rilassamento della carota stessa, ok? Questo rilassamento, ok, comporta questa creazione di discontinuità suborizzontale. Perciò è suborizzontale, è come se tirassimo qualcosa, un cilindro verso l'altro, questo cilindro, insomma, va a indebolirsi e può rompersi. Il disking è estremamente frequente quando abbiamo per esempio, delle intercalazioni argillose, ok? Quindi lì dove abbiamo un'intercalazione argillosa sicuramente, insomma, si romperà. E poi abbiamo altre fratture indotte, come per esempio quando si fanno dei plug, cioè si estraggono dei cilindretti dal core per fare poi per essere utilizzati per analisi terze. Però quando io vado a fare questo plug, praticamente con un trapano, ok? Per estrarre questo cilindro, chiaramente posso rischiare di rompere la mia carota. E spesso si rompe totalmente, come per esempio in questo caso che si è rotta andando a creare delle fratture sia su questo lato, vedete, sia su quest'altro. Quindi ci sono delle fratture congiunte, ok? Qua sembra quasi, insomma, a 90 gradi. E come riconosco queste fratture artificiali da plugging? Le riconosco essenzialmente dalla morfologia della superficie. Cioè, una frattura tettonica avrà una superficie piuttosto, abbiamo detto, regolare e rettilinea. Una frattura artificiale fatta per plugging avrà una superficie con una morfologia praticamente concava, ok? Una morfologia sicuramente non regolare. E possiamo vederlo anche da qui, vedete, da questa immagine a destra dove il sole, insomma, il fatto che sia concavo abbiamo un gioco di ombre. Questo gioco di ombre è dato proprio dalla superficie concava, che possiamo in realtà vedere anche qui in questa immagine molto chiaramente. È vero che distinguere fratture tettoniche da fratture indotte tipo plug può essere inizialmente difficile, è vero, ma con un po' di esperienza ovviamente pian piano, diciamo, si calibra l'occhio, quindi c'è bisogno ovviamente anche di esperienza. Facendo tante descrizioni, 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 prima o poi, insomma, si impara ben a distinguere. E poi abbiamo altri tipi di fratture artificiali. Per esempio, questo a destra, nell'esempio a destra, abbiamo una disaggregation post-slabbing. Cioè, praticamente, quando abbiamo il nostro cilindro, spesso l'azienda operatrice taglia il nostro cilindro a metà, quindi lo seziona. In questo processo di sezionamento, ovviamente, noi stiamo tagliando una roccia, è chiaro che è possibile che si rompa e solitamente si rompe in questo modo, cioè si rompe in mille pezzi, ok? E solitamente si hanno queste sorte di virgole, vedete queste virgole che iniziano da un lato e convergono verso il centro lungo una discontinuità poi centrale, vedete? Quindi virgole verso il centro. Un elemento importante che ci fa annusare una frattura
artificiale è il fatto dello spacing, ok? Come abbiamo visto anche il disking, in questo caso del post-slabbing c'è questo spacing piuttosto regolare. È indice spesso di un qualcosa di artificiale. Stessa cosa la possiamo vedere in questo esempio qui. Li chiamiamo comma shape disking. Cominciano da un lato, convergono verso il centro con una forma piuttosto curva e hanno uno spacing costante. Vedete, questa misura è uguale a quest'altra. Vedete, qua giù ce n'è un'altra. Stessa cosa qui. Ok? Questo a cosa è dovuto il fatto che sia curva e cominci da una parte e va verso il centro, appunto curvando? Dalla torsione. Quando effettuiamo il carotaggio, il carotiere tende a torcere la carota stessa. Ovviamente torcendo si può rompere in questa maniera. Quindi questi elementi che partono solitamente dalle estremità, convergono verso il centro con un regolare spacing, sono spesso indice, insomma, di fratture artificiali. Per fare un riassunto, due cose principali, ok? Voglio riassumere al massimo i concetti principali. La morfologia di una frattura è quella che ci fa capire il tipo di frattura, ok? Quindi, per esempio, se è planare, se è tortuosa, se è più o meno regolare, ok? Ci fa capire la tipologia, quindi planare. Vado piuttosto verso il gruppo delle tettoniche, se è curvilinea, tortuosa, vado più per esempio verso il gruppo delle diagenetiche. E poi la cosa importante, l'attributo principale di ogni tipo di frattura è il fatto se è cementata oppure no, ok? Quindi morfologia e cementazione. Questi sono i due elementi essenziali che ovviamente durante una descrizione non dobbiamo assolutamente dimenticare. Ok, quindi morfologia, lo ripeto ancora, vedete le tettoniche sono piuttosto regolari e rettilinee, le diagenetiche sono piuttosto ondulate e curvilinee. Cementazione, possiamo avere delle fratture cementate, parzialmente cementate, e non cementate. Benissimo, una volta terminato il lavoro di misurazione, identificazione e misurazione di tutte le fratture, noi torneremo nel nostro ufficio e faremo una serie di statistiche, cioè dobbiamo analizzare ora tutti questi dati che abbiamo raccolto. Che tipo di analisi statistiche facciamo? Prima di tutto, fino a qualche tempo fa, ma in realtà molte aziende lavorano ancora in questo modo, si va a digitalizzare tutti i dati presi su carta, quindi dovremo digitalizzare tutti questi spreadsheet, questi A3 che ne saranno tantissimi, poi dipende dalla quantità, dai metri di carota, osservati e descritti. Dovremmo digitalizzare tutto e fare delle statistiche tipo queste, cioè prima di tutto dobbiamo sapere per ogni pozzo che tipi di fratture ci sono e in che percentuali. Per esempio, in questo caso abbiamo il 49% di fratture Z, la denominazione vecchia di BASIP, che sono fratture tettoniche, il 44% stilolitiche, il 6% diagenetiche, Y è la vecchia dicitura, oggi fortunatamente TSD, fortunatamente, e l'1% di U, cioè undefined, l'interpretatore, il geologo in questo caso. Non è stato in grado, per una serie di motivi, di identificare l'origine e la natura di queste fratture, di questo 1%. Poi di questi tre tipi, in realtà, di fratture tettoniche, stilolitiche e diagenetiche, si fanno delle statistiche relativamente alla cementazione. Per esempio, quante fratture diagenetiche sono cementate, parzialmente cementate e non cementate. In questo esempio, per esempio, in questo esempio le fratture diagenetiche sono cementate per il 71% e solamente il 29% è parzialmente cementato, quindi non abbiamo assolutamente nessuna frattura diagenetica aperta. Per le fratture legate alle stilolitiche, l'86% è parzialmente cementata, il 12% aperte, il 2% cementate. Delle fratture tettoniche, il 68% è parzialmente aperta, il 28% aperta e il 4% è cementato. Quindi andremo a fare delle statistiche del genere. Questo tableau
su in alto a sinistra è un tableau che descrive questi quattro grafici. Poi si fanno dei grafici del genere, quello più importante è questo a destra. Sulle ordinate c'è la profondità, okay, espressa in feet, quindi in piedi, e in ascisse c'è la lunghezza accumulata delle fratture, cioè praticamente per ogni intervallo quant'è la lunghezza totale di tutte le fratture, divise per tipo. Infatti, per esempio, qui in questo intervallo, intorno ai 4250 metri, abbiamo un intervallo piuttosto grande, diverse decine di metri, affetto da fratture tettoniche, vedete in rosso, con una lunghezza più o meno intorno, insomma, 50-60 in media centimetri. E quindi abbiamo una visione rapida di dove sono le fratture e che tipi di fratture, quindi a che profondità. E qual è l'intensità? Perché l'intensità in un certo senso possiamo vederlo dalla lunghezza accumulata. Ok? Per esempio questo intervallo qui, che chissà quale sarà il 4252 per esempio, ha una lunghezza accumulata di circa 2 metri e mezzo, anche qualcosa in più. Ok? Oppure per esempio intorno ai 4450 metri abbiamo un intervallo affetto da fratture stilolitiche. Ok? Questo è un log praticamente delle fratture, cioè la visualizzazione lungo la verticale del pozzo delle fratture che ho riscontrato. Poi si fanno anche altri grafici come l'indice di fratturazione, ma ora non è necessario andare troppo in dettaglio. Questo che vi ho appena detto si faceva, insomma, fino a qualche anno fa, fino al 2015, per esempio, in BASIC, cioè tutta la fase di digitalizzazione che prendeva un tempo enorme, ok? Oggi fortunatamente c'è BFrac, che è un'app Android che noi usiamo su tablet e permette di fare sia la descrizione, quindi la presa dei dati, quindi tutte le misurazioni, sia per fare tutte le analisi e le statistiche in maniera automatizzata. Sono piuttosto orgoglioso di questo strumento, di questo software, perché è stato pensato da me. Vi racconto un breve aneddoto. Feci un'analisi di fratturazione proprio in Italia, ero a Pescara. C'erano talmente tante fratture in questi 100 metri di carota che dissi: mamma mia, cioè, dovrò digitalizzarle tutte. Io, cioè, no, non voglio farlo, cioè, questa storia deve finire. Pensai, prendiamo questi dati direttamente sul digitale, ok? Così dopo non dobbiamo fare tutto questo casino di digitalizzazione, eccetera, eccetera. E quindi, con un mio amico ingegnere software, strutturammo questo piccolo software, un software in realtà semplice, ma per noi estremamente efficace, estremamente d'aiuto, perché ci riduce i tempi in maniera enorme. Proposi ai miei capi questo progetto, loro lo accolsero ovviamente in maniera positiva e internamente sviluppammo quest'app. Quindi c'è stato un anno e mezzo di sviluppo e oggi fortunatamente tutta l'equipe di caratterizzazione di fratture Invasive utilizza l'app. Non solo, fortunatamente anche dei clienti sono stati interessati e utilizzano quest'app per la descrizione di carote. La cosa molto molto utile di questa app è che, come dicevo, si possono creare, come potete vedere, anche dei report con un semplice click. Lui ha tutto il database dentro di tutte le misure che abbiamo preso e si possono creare dei report pozzo per pozzo e anche di tutto il campo in maniera diretta e automatizzata. Vi faccio vedere giusto qualche immagine che magari può incuriosirvi, magari un domani qualcuno di voi potrà, perché no, venire a lavorare per Basic FranLab e si ritroverà per esempio BFrac per le mani per fare una descrizione di carota. Qui per esempio vedete c'è la profondità, abbiamo le stiloliti, le cracks, quindi se clicchiamo su stylite possiamo mettere la lunghezza accumulata delle stylite, stessa cosa per i cracks. Qui abbiamo una sorta di indicatore di intensità della frattura. Qui abbiamo le fratture cementate, parzialmente cementate, non cementate e altre misure che possiamo prendere. Questa è la finestra dove effettivamente si prendono le misure, ok?
Per esempio, nell'intervallo 3456 io posso definire le fratture che ci sono. Clicco su, per esempio, C che è cementata, clicco su, per esempio, T che è tettonica, quindi starò prendendo una frattura tettonica cementata con questa lunghezza, con questo spessore, questa inclinazione e magari altri attributi che poi in realtà posso customizzare. Con uno swipe left possiamo addirittura avere delle statistiche in real time, quindi vedere tutte le misurazioni che abbiamo fatto. Con questa funzione possiamo avere un quadro immediato delle fratture tettoniche diagenetiche. Per esempio, qui a sinistra c'è il tipo di frattura, DSTU, quindi diagenetica, stilolitica, tettonica e undefined. E il grado di cementazione, cioè quante di queste fratture sono cementate, parzialmente cementate o uncemented, aperte. Ok? La cosa importante è che possiamo esportare questi dati direttamente in dei report di statistici. Ok? Pozzo per pozzo. Questo, per esempio, è un report di un pozzo, questo Well to South. Ok? Con tutte le informazioni del pozzo, quindi l'intervallo del top e il bottom dell'intervallo carotato, sono 50 metri, vedete, 51 metri, e ci sono le varie statistiche dei vari, insomma, i vari tipi di frattura, per ogni tipo di frattura riscontrato, qual è il grado di cementazione, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, con questo abbiamo terminato questo webinar. Ora siete sicuramente pronti per partire in missione ad Abu Dhabi per fare la vostra descrizione di fratture su carote di pozzo e direi di passare alla sessione domande-risposte. Andiamo. Nel momento in cui si estrae, questo relax crea il disking. Solitamente disking, quindi sono queste fratture suborizzontali con uno spacing regolare. La qualità dipende anche dalla quantità di carota che c'hai nel tuo metro, cioè nel tuo intervallo, ok? Cioè se io ho solamente 5 centimetri di 50, la mia qualità sarà praticamente 1, sarà bassissima perché non ci sta. Ovviamente, quando ho fatto un esempio amplificato, quando il core è missing, noi mettiamo missing, cioè non c'è proprio, ovviamente. Ma quando la qualità è distrutta e c'è una parte che è mancante, metteremo appunto 1 o 2. La qualità è anche funzione della percentuale di carotaggio, sì. No, in questa fase di descrizione di carote non facciamo nessuna analisi geomeccanica. Assolutamente sì. Quando siamo in una fase di diagenesi, quindi magari soprattutto early diagenetic, i sedimenti essendo soffici, possono essere effettivamente affetti da piccoli displacement verticali, quindi da piccoli rigetti verticali. Ok? In realtà meccanicamente si tratta di minuscole faglie, ok? Però in un contesto appunto non di coesione non completa. Ecco. Assolutamente sì, praticamente quasi sempre. Cioè la frattura stilolitica è perpendicolare al piano della stilolite. Sì, esattamente. Se abbiamo ad esempio una concessione di 100 km quadrati, quante carote si prelevano? Si procede in base al contesto strutturale dell'area o no? Questo ovviamente è un qualcosa affidato all'azienda operatrice, ok? Quindi in questo caso, per esempio, non a noi che siamo consulenti, non a Basic Plan Lab, per esempio. Solitamente le carote quando si fanno? Si fanno ovviamente prima di tutto quando si pensa insomma, di aver intercettato l'intervallo chiave, questo è sicuro, ok? E poi si cerca di farle ovviamente in una maniera piuttosto spaziata,
in modo da avere dei punti di controllo, ok, spaziati in maniera equa. Ovviamente questo non è sempre facile farlo per una serie di motivi, insomma, che non sto qua a spiegarvi, anche politici. Quindi.